Buongiorno, oggi è martedì, ci troviamo al campo vecchio della Vittoria di Castelfrentano. Da questo lato si stanno allenando una partitella in famiglia i nostri allievi di mister Gabriele Di Felice, e da quest'altro lato c'è mister Giovanni Di Giulio con il suo gruppo di ragazzi della categoria giovanissimi. Ci troviamo nell'ultima settimana che precede l'inizio del campionato, sia degli allievi e sia dei giovanissimi. I giovanissimi giocheranno lunedì 23 ottobre. Non vorrei sbagliarmi, ma sicuramente lunedì giocheranno al nuovo di Via Olimpia qua di Castelfrentano il loro esordio in campionato, e giocheranno con il Miglianico Calcio. I ragazzi sono emozionati perché alcuni non hanno mai giocato con l'arbitro ufficiale. Tanti provengono dai campionati a 9 dove c'è l'autoarbitraggio, altri hanno avuto l'arbitro ufficiale, ma la maggior parte sono molto emozionati, ma fremono di esordire in questo campionato. Mentre per gli allievi è previsto l'esordio sabato fuori casa in trasferta sul campo, sul comunale di Ortona, contro l'Ortona Calcio, squadra che a detta degli addetti ai lavori è accreditata ad essere protagonista in questo campionato, ma da voci giunte ancora non ufficializzate la gara sarà sicuramente o posticipata o rimandata o con inversione di campo, in quanto l'Ortona c'ha dei problemi per il campo. Anche qui i nostri allievi di mister Gabriele Di Felice, che è anche coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile della Virtus Castelfrentano, dirige gli allenamenti dei suoi ragazzi. Mancano 2-3 ragazzi al blocco degli allievi, manca il nostro portiere Matteo, manca il nostro centrocampista Nicola Perrucci, manca pure 2 portieri, ah no, oltre a Matteo manca l'altro portiere Johnny Perrucci. Il resto si stanno tutti allenando, fremono di incominciare il campionato e sono rimasti un po' delusi se la gara verrà rinviata o spostata. In quanto fremono di cominciare il campionato. Ecco, vediamo match. Per gli amici sono sbagliati, di prima quando siamo sicuri. Ecco, da quest'altro lato pure partitelle in famiglia quando il mister fischia, è perché sicuramente c'è un passaggio sbagliato e lo fa ripetere. Qua si vede Nicolò, la panchina, Nicola Tenaglia,
qua che c'abbiamo? Matteo mi pare, giusto? Franco? L'Arnè Emanuele, Alex Mammarella e il nostro Emanuele. A posto.